Mi sono preso. Brava Vittorio. Venite qua allora, vai. Il 23 settembre Crotone diventa teatro del judo nazionale al Palacrò, con il meglio di questa disciplina sportiva che giungerà nella città di Milano. Certo, noi il judo, che si sa e che si sappia, è stata la disciplina che praticamente ancora tutt'oggi porta manifestazione a livello nazionale, con atleti di valore importante, soprattutto per onorare il grande mitico atleta Milone. Infatti questa gara Milone 2023, perché Milone è stato un grande ai suoi tempi, ha dato molto per questo territorio e siamo noi invece che dovremmo onorarlo e fare un veicolo di cultura, di propaganda e soprattutto di far valorizzare, diciamo, questa città a livello sportivo, in questo senso. Noi portiamo qua, almeno sulla carta hanno mandato l'email di conferma, partiamo dal sud, la Calabria è la regione che ospita, abbiamo la Basilicata, abbiamo la Puglia, abbiamo il Lazio, abbiamo praticamente le Marche, abbiamo l'Umbria, l'Abruzzo, abbiamo praticamente il Molise, abbiamo la Liguria, Torino, diciamo, il Piemonte e il Veneto. Vuol dire che hanno capito che Crotone è una città che sa ospitare le persone e lo può fare. Quali sono gli atleti di punta che si recheranno in città? Praticamente, siccome questa è una gara ad inviti riservate a una fascia di età, praticamente dai 18 ai 21 anni, ogni regione che porta la propria rappresentativa cerca di portare il meglio in società. Quindi praticamente ci saranno atleti che hanno fatto ultimamente, diciamo, gli europei, atleti di punta, e non è detto che non verranno olimpionici già consolidate a fare praticamente la manifestazione. Sono di 50 anni di judo calabro Brugellis, in una regione, la Calabria, quando questo sport non era tanto conosciuto. Quali sono i frutti che lei ha raccolto in queste dieci decadi? Le soddisfazioni sono state tante, sono state tutte acquisite e praticamente sudate alla grande, tanta gente praticamente si è sistemata anche praticamente con il judo. Il judo è stato anche un veicolo di formazione, di cultura, di sport, anche di sistemazione a livello di posto. C'è qua la Loprete che è diventata insegnante di educazione fisica, insegna a scuola, idem praticamente è successo ad Antonella Torchia che insegna a Roma. Ancora meglio ha fatto la Lidio Costantino, la Macri che è alla nazionale italiana praticamente in Spagna. Cioè il judo è stato un successo praticamente che ha dato la possibilità. E io sono orgoglioso di quello che ho fatto, che ho saputo fare insieme a loro. Perché sta tranquillo, se non hai alle spalle la testa soprattutto dell'atleta, del ragazzo e della famiglia, la famiglia conta molto in questa cosa. E allora praticamente non si va a nessuna parte. Io le volevo chiedere, ma chi è oggi l'erede di Aldo Brugelli? No, ci sono tanti mini eredi, ma penso che sono poche quelle che hanno il carisma e la forza di volontà, la determinazione di portare avanti un discorso di questo qua. Io mi auguro che fra le nuove leve, compreso mio figlio, praticamente mio figlio Aldo Pantaleone non ha le mie caratteristiche, sto parlando di mio figlio come sto parlando di Facente, come sto parlando anche della stessa Torchia, della stessa Loprete, perché il judo è uno sport praticamente di confronto, non è uno sport concorso. Che significa? Che se io gioco a pallacanestro e faccio il canestro, è uno sport di concorso, la palla è andata là dentro, se io faccio i 100 metri, corro contro il tempo e c'è la misura. Il judo no, è uno sport di contatto, dove mentre penso che sto vincendo posso anche perdere. Dire che un qualcosa io riesco a trasmettere, mi facete emozionare perché sennò poi non brutello. Ok? Grazie di cuore a voi e alle mamme.